Noi siamo qui questa sera come amministrazione comunale perché e l'abbiamo fortemente voluto questo incontro qui a Focà, in questa piccola frazione del comune di Caulonia, perché sapete tutti, insomma siete tutti a conoscenza dello spiacevole episodio che è successo domenica sera, allorquando qualcuno ha serrato il cancello di questa scuola, proprio di questo istituto in cui noi ci troviamo, per impedire di allocare all'interno di questa struttura scolastica i 209 migranti che sono sbarcati sulle spiagge di Caulonia. Questo gesto ha avuto una risonanza nazionale, perché sappiamo benissimo che ne hanno parlato le testate giornalistiche non solo regionali ma anche nazionali. Il TG3 nazionale si è occupato di questa vicenda. La storia la conosciamo, lei condanna questo gesto? Ha avuto un impatto mediatico che è stato strumentalizzato, anche perché il fatto che comunque Salvini in un Twitter abbia difeso questo gesto la dice lunga. Salvini, sappiamo tutti chi è il leader della Lega, è il razzista per antonomasia, per eccellenza, colui che vuole rispedire indietro i migranti, colui che vuole radere al suolo i campi Rom, colui che divide l'Italia nel nord e nel sud, nella popolazione del nord e nella popolazione del sud. Vedete, questa è la vicenda di Focà, come diceva l'assessore. Io la prima cosa che devo dire, Focà non è razzista, sono io che lo grido, il sindaco. Il sindaco, perché io conosco Focà, perché ci lavoro, perché so che Focà ha accolto i migranti, perché conosco la gente di Focà, e quindi Focà non è razzista, sono io a dirlo il primo. Però vedete, ci siamo ficcati in una situazione, pur non volendo, non voi, tutti insieme ci siamo ficcati, che ha un peso, che adesso il grido della mamma di Focà, che dice noi non siamo razzisti, o il grido del sindaco di Caulonia, dove dice Focà non è razzista, non riesce a trovare spazio, perché ha avuto un risalto mediatico nazionale la cosa, e ha scomodato gli altri personaggi politici come Salvini da una parte, Corbelli dall'altra, perché io la divido chiara, e secondo me hanno esagerato entrambi. Noi facciamo accoglienza, integrazione, facciamo tutt'altro rispetto alla prima accoglienza. Qualcuno può dire, ma perché non siete preparati? Nessun comune, ve lo garantisco, nessun sindaco ad oggi sulla costa ionica è in grado di affrontare con facilità, con semplicità, lo sbarco di 200-300 persone. Perché non ci sono le strutture. E allora il sindaco ha la responsabilità di quelle persone. Tra quelle persone c'erano bambini, non so quello che ha visto quello sbarco, c'erano delle immagini, delle mie, c'erano bambini di 2 anni, di 3 anni, di 1 anno, voglio dire, e il sindaco ha la responsabilità di quelle persone. Li abbiamo messi lì al mercato, li abbiamo sistemati lì al mercato in una situazione di emergenza, considerate che erano le 4 del mattino ed era il giorno di Pasqua pure, per mettere la cornice a tutto questo. È normale che poi uno cerca di pensare, di riflettere quale può essere la dislocazione di quelle persone, perché numero uno, chi conosce il problema, per questo io dico, forse c'è mancato il dialogo che è causato, il confronto, un po' di parlare insieme, perché altrimenti non entravamo in questa situazione. Sarà colpa nostra, 10 passi indietro l'amministrazione, il sindaco, l'assessore e tutti, non è questione di vedere, di individuare di chi è la colpa. C'è la situazione di emergenza la notte di Pasqua. E allora io dico, ci sono 209 persone, tra cui ci sono bambini, che sono dislocati, messi là al mercato, ammassati, e vi ricordo sempre che qualcuno forse a sentire parlare certi politici, a me secondo me dimenticano che sono parte di esseri umani, a sentire parlare certi politici. E allora dico, bisognava trovare una soluzione, perché quelle erano persone che bisognava aiutarle, c'era uno stato di ipotermia, sono stati visitati da alcuni medici, c'era uno stato di ipotermia in alcuni di quei pazienti, avevano bisogno di passare la notte al caldo sotto una coperta, cioè bisognava avere una struttura per 2 giorni per dare un aiuto a quelle persone. Quando... Non ci sono...
interventi dopo. E allora, vedete, siccome se mi fate concludere, perché così non la faccio lunga. Abbiamo cercato di riflettere e di individuare una struttura che potesse essere adeguata agli esseri umani, non a pacchi postali, perché strutture fatiscenti, dove potevamo mettere pacchi postali ce ne abbiamo al comune, ma strutture adeguate ad esseri umani non ce ne abbiamo. E allora che dici? No, ci sono due strutture che sono meglio di focare, c'è una scuola, che sono meglio di focare come strutture. E quando avvocato vogliono frequentare i bambini la scuola, o persone malate. Mi faccio concludere, io sto cercando di dire che noi abbiamo cercato di riflettere su questa cosa, avevamo altre scuole a disposizione. Però voi capite, c'era la scuola a Cologna Marina, la scuola a Cologna Marina era adiacente al mercato, ma voi dovete capire che lì il disagio veniva creato a 400 bambini. E allora che dice? Allora, eccellenza, la posizione della Chiesa, della Diocesi, su quanto è accaduto? Ma io sono venuto qui non perché si intende criminalizzare qualcuno, ma per cogliere, diciamo, questo evento, questa occasione come motivo, spunto di riflessione su un fenomeno che ritengo sia di grande significato e di grande valore, il fenomeno dell'immigrazione, degli immigrati che sono qui presenti, sono tanti, è un fenomeno che va considerato con grande attenzione ed è con grande rispetto, perché dietro questi ragazzi, giovani, immigrati, profughi che arrivano qui, ci sono dei drammi umani, situazioni familiari difficili, paesi in guerra, quindi gente che fugge da queste situazioni negative per cercare un po' altrove il sole, diciamo, possibilità di vivere meglio. Senta, il Santo Padre è più volte vicino agli immigrati, è stato anche a Lampedusa, ha detto aprite le chiese, aprite i luoghi di culto e i luoghi che la Chiesa possiede per questa gente. Ma vede, credo che non sia un problema soltanto della Chiesa, è un problema della società, è un problema di civiltà questo. Viviamo in un mondo globalizzato in cui i movimenti, gli spostamenti da un continente all'altro sono molto più facili ed è giusto che si crei la cultura dell'incontro, la cultura della solidarietà, dell'accoglienza, perché nell'accoglienza, nella solidarietà è lì che si vede la vera civiltà di un popolo.